Silenzio! E senti, abbandonerai quanti vicini sono? Abbandonano, non ce ne sono. Non ce ne sono. E come viene segnalato? La viva voce del comandante. Ah, ecco. Viva voce del comandante. Una domanda che faccio di antincendio, anche questo. Ma queste cose le avete fatto già precedentemente. Il ruolo d'appello che cos'è? Il ruolo d'appello è scritto dal comandante. È scritto dal comandante. Approvata da chi questa d'appello? La comunità marina. E chi sono? La CA? La Capitania. Di Porto. E che sta scritto su questa tabella? Le mansioni, destinazione delle equipaggi, per il manifesto delle emergenze. Bravo. E quali sono le emergenze generali? Incendio grave, abbandono nave, emergenza generale, che cazzo stai dicendo? Emergenza generale, quale sono? Che cazzo dici? Non sono detto edifici. Palla, incaglio, inquinamento e collisione. Hai capito? Queste sono le emergenze generali. Falla, incaglio, inquinamento e collisione. Lo devo punzecchiare. Questo va stimolato. È giusto, allora? Carissimi, stiamo per iniziare l'addestramento dell'antincendio. Ecco tutto il gruppo degli allievi provenienti dalle più disparate parti d'Italia. Oh, poi lo pubblichi questo video. Certo, su YouTube. Su YouTube. Ah, dalla Liguria. Olà. Cazzo fai vestito così? Vai a zappare? Faccio il carpentiere. Carpentiere. L'uomo a vento. Ci sono anche due elementi femminili. Non è che acciamo il pantalone mentre sto fuggendo, ma camusso in testa. Tiratelo su un po' di più. Poi faremo la traduzione simultanea per quello che hanno detto. Porteremo sia la maschera e la maschera e il manometro, così va trasportato l'autorespiratore, chiaro? Benissimo, metti l'autorespiratore qua sopra, l'autorespiratore va indossato col gruppo valvolare che guarda verso il basso, al contrario, il gruppo valvolare va messo posizionato sul fondo schiena, i sommozzatori la portano qua sopra, noi invece la mettiamo sotto sopra per avere maggiore facilità nell'operare vicino al volantino. Chiaro? Chiaro. Chiaro. Chiaro tu fai. Quindi l'operatore, vieni qua. Tu dovrai indossare l'autorespiratore. Guarda che nella bombola non ci sta l'aria. Sei sudato, io. Quindi la maschera non te la metto ben stretta, perché se c'era l'aria te la stringevo bene e tu respiravi tramite la bombola. Te la metto più larga. È chiaro? Ah, no, quindi l'autorespiratore, mantieni qua, devi morire. Spostati qua, va sollevato così, sotto il gruppo valvolare, ok? Vieni qua, si mette al contrario, si solleva così, metti il braccio qua dentro, uno, c'è che l'occhio, e qua, si posiziona sulle spalle, così, hai capito? Così, poi, questa cinghiatura che sta qua, guardate, una che sta qua, ecco, e un'altra che sta qua, gliela agganciamo qua, guardate, così. Lui è stretto, già stretto, ma se c'è la pancia più larga si possono regolare, si possono regolare. Gliela agganciamo qua. Che c'è, aspetta, che c'è? È più larga. È più larga. La devi tenere aderente! Anzi, stai fermo! Guardami! Ce l'hai sulla schiena? Tu dovrai recuperare il manichino, hai capito? No, adesso no, però! Aspetta, guardami! Ti vedo mezzo rincoglionito! Quindi, io scherzo, Quindi, questi due tubi, uno che va alla maschera e un altro che va al manometro, d'obbligo dovranno venire di qua! Quindi riallarghiamo la cinghiatura, quindi la maschera deve essere libera, ok? Poi gli apriremo la bombola, il naso qua dentro, la maschera ben aderente sul viso, una inspirazione. C'è un altro attacco, non ci sta, così. Quello dei ragazzini, vieni chiaro, qua. Chiaro. Metti la mano qua, stai zitto, hai succhiato, tira indietro. Ecco, bravo, poi facciamo così. Uno,
Poi facciamo così, uno, due e tre. Stai respirando? No, ecco, facciamo così, te la tengo più larga, adesso respiri, coglione, sì, sì, adesso, dai un elmetto col sottocollo, un elmetto col sottocollo, nessuno ce l'ha, da qua, ecco. Signore! Allora, gli mettiamo, che fai, vieni qua, animale. Ehi, zitto, animale. Mettiamo qua, vedi così. Siamo in mondo visione. Sì. Ecco. Riesci a respirare? Respiro. E vai, compagni la scalinata, vai. Vai, muoviti! Addio! Lo vedi impacciato, lo vedi impacciato. No, che no, no, qua sono venuti dei giganti, l'ho fatto così. Tazzi! Ecco! Così no, però sono calabrese! Ma guarda un po' questo! Minchia che paura! Ma guarda un po'! Ah, lui si crede che chiunque era, io lo faccio sedere se è alto, lo faccio così, muoviti, tu, so cosa fai! Accompagna questo! Ecco. E se è vivo, Forza! Vai, vai, forza! Girati al contrario e scendi a marcia indietro, mano sul passamano. Attenzione, i piedi dove le metti? Alza la testa, scendi, forza! Scendi, forza! Vai, così! Forza, scendi! Vieni qua! No, non vede più niente. Vai! Vieni qua, belle papà, vieni! Allora, l'ha fatta in apnea! Stai morendo? Aspetta! Mai le mani sulle paladine! Aspetta, mantieni! Adesso vi faccio vedere un po' l'ambiente interno, aspetta un attimo! Entriamo due gruppi, vi faccio vedere l'ambiente interno e poi lo facciamo indossare, no? Aspetta! Una cosa veloce! È chiaro? Veniamo e vi faccio vedere l'ambiente interno! Via! Fate due gruppi! Un gruppo di 10 che entra, un gruppo di 10 che entra. Guarda, veloce. Cugino, però tu. No, però pure lui. No, allora, 10 persone che entrano. 10, guarda. Uno. Ragazzi, qua faremo gli incendi, vedete? Questa qua è nella sentina. Metteremo la benzina qua e la sentina. Raffreddamento dovrà spegnere qua. L'attacco dovrà spegnere la sentina. È chiaro? Chiaro. Vieni. Allora, la mano, culo apparatia là, apparatia, vai, culo apparatia, vai, culo apparatia, culo apparatia vuol dire così, culo apparatia, vai, apparatia, forza, dentro, c'è spazio per tutti, ma non si vede, e devi morire, sì, forza, vieni qua, vieni, allora, si entra con l'auto espiatore, ma noi adesso non lo recuperiamo il sentito, sarà solo una passeggiatina. Abbiamo una botola, immaginiamo una chiusa piena di fumo e andare a prendere una persona con l'auto respiratore. Sono cazzi da cagare. Giusto. Segnalalo qua dentro. Segnalato. Hai capito? Sono cazzi da vomitare. Quindi si entra con l'auto respiratore. Saliremo questa scala inferiore. No, mettendo le mani sui gradini e non sui laterali per avere maggiore tenuta qua. Si sale tutta questa scala. Quando arriviamo con i piedi all'ultimo scalino, all'altezza del solaio, mettiamo il piede destro, piede sinistro, si esce fuori e si scende a marcia indietro. Chiaro? Chiaro. Uscite fuori. Fuori. Vi ho fatto vedere l'ambiente. A casa. Via. Amore. Guarda, usciamo fuori. Veloci. Guarda. Forza, ragazzi. Veloci. Ya voglio! Veloci, forza! L'altro gruppo dentro! Fatti i cazzi tuoi. Ma lascia stare. Ma facci chi sto qua. Ragazzi, allora adesso, ripeto, faccia fare alcuni spegnimenti con le sidrapure. Spegnere il fuoco solo per soffocamento. Giù! Non mettiamo nel fare questa operazione la mano qua sopra, c'è ancora estinguente, polvere e propellente, ci buttiamo la polvere in faccia, con tutto ciò che io mi premuro a dirlo, qualcheduno fa così, fa, mette la mano qua sopra e si butta la polvere in faccia, qua vengono un sacco di coglioni, capito?
e ne ho fatto più di 10.000 ne ho fatto di persone. Lo fanno questo servizio. Giacca! Lui pure ha fatto il pompiere. Elmetto, camisera e guanti. Chiaro? Chiaro. Benissimo. Cazzo, è in cash questa giacchetta, che Dolce Gabbana. Io ci andrei la sera, così. Allora, sì, voi siete pregati di spostarvi, perché adesso la fiamma è abbastanza voluminosa. Spostatevi, laterale. Laterale. Ecco. Allora. Elmetto con visiera, guanti. Queste giacche sono termoriflettenti e non sono... ragazzi, sono termoriflettenti. Vieni qua. Qua. Vieni qua. Questa giacca è una giacca a termoriflettenti. Riflette il calore. È chiaro? È ignifuga. È ignifuga, no. La parola ignifuga che significa? Resiste ad alte temperature? Sì. No, coglione! Riflette il calore, hai capito? Buttiamola in mezzo al fuoco. Poi ne parleremo in aula. Non è ignifuga. La parola ignifuga significa che dovrebbe resistere ad alte temperature. Questo è solo termoriflettente. Riflette il calore. L'ore. Vieni qua. Vieni qua. Allora, state per attenti, lo fai prima tu. Chiaro? Ho detto che l'erogatore lo tiene alla stessa altezza e preme la mano sulla valvola, fin giù piano piano, fin giù, sì, e oscilla la braccia, il braccio così, in orizzontale. Chiaro? E fatti, discontinuo tu. Dove? A Pordenone. Allora, guarda, ti do, guarda, il fermo, sei operativo, prendi in mano. Fermo, calma, aspetta i comandi. Che classe! Mangialo il faghiro. Non è liquido. Ok. Vieni tu. Forza. Vieni qua, metti a terra. Ragazzi, spostatevi, spostatevi qua. Prendi il sedere. Siete sotto vento. Premi tutta la valvola. Attenzione. Premi tutto quanto, vieni qua. Premi. Non è liquido. Ok, fermo. Vai. Via. CO2. Poi lo fai tu. Tu ti togli la giacca, la dai a Elena, okay. È chiaro? Okay. E alle nucce. Ma tu non devi vedere un cazzo, tu devi sentire la fiamma. Ha detto che lui non vede niente. Vieni qua, lo fai prima tu. Ok. Attenzione, mi raccomando, a 45 gradi devi toccare la grada. Vai più dietro, un pochino più dietro. La gamba tesa dietro là, chiaro, laterale. C'è un cerchio. Quando dai la giacca a lei, facciamo una rotazione, altrimenti vi faccio fare la vasca e rialzare. Via, forza! Per terra! Per terra! Per terra! Aperta! Vai, vai, vai! Vai. Basta! Forza! No, non lo lasciava più, ci piace la tua umana questa, da qua! Che cazzo, non lo lasciavi più! Tieni la mano premuta sulla valvola, tutta quanta. L'erogatore, il pugnalo qua. Non ce la fa. Vedete che man mano aumenta che cosa? La combustione. Si ravviva la combustione. Va bene, forza, andiamo. Carica tutto l'estintore, forza, carica, carica. Quando perde la sua efficacia, cambia tonalità. Cambia tonalità. Avete visto? Abbiamo fatto 3 o 4 elementi con l'estintore. Vasca rialzata. Venite. Tu mettiti la giacca. Vieni. Calabrese. Andiamo là. Come è andato?
Non so vedere niente. Non so vedere. Non mondo filetti.